Questi sono disegni. Altro punto che diciamo la critica e la storiografia d'arte non tratta molto. I disegni sono fondamentali nella vita di un artista, perché sono come gli appunti che si susseguono all'interno di un taccuino e che poche volte però ci spiegano. Sembra quasi che un'opera d'arte nasca così, perché deve nascere così. In un batter d'occhio un artista si sveglia e un giorno fa la Gioconda, per dirvi. La Gioconda è una creazione che è durata 16 anni. Leonardo ritoccava la Gioconda continuamente. Attraverso però anche gli studi che faceva con i disegni, naturalmente arrivava a quella perfezione. Qui avete due grandissimi artisti che hanno stravolto la lettura della montagna. La montagna faceva paura alla gente, sapete? Nel 1400, non parliamo del Medioevo. Mandavano qui al confino le streghe, mandavano al confino la gente che era vista come nociva per le comunità, quindi faceva paura. Quindi è una conquista intellettuale che un po' alla volta arriva. Leonardo alla vostra destra, alla vostra sinistra, e Bruegel alla vostra destra. Ancora una volta, pittore fiorentino e pittore fiammingo, più o meno coevi. Leonardo fa questo disegno alla fine del 400, Bruegel lo fa ai primi del 500, questo è Bruegel il vecchio, perché c'è anche il figlio poi. La montagna come madre che protegge e custodisce, perché? Perché non so se tutti sanno, ma Leonardo, oltre ad essere grande pittore, grande pensatore, grande stratega, perché aveva fatto il Codice Atlantico, nel Codice Atlantico si vedono tutte le costruzioni e i pensieri di fare macchine belliche, eppure lui ha scoperto i fossili. Qui siamo nel contesto giusto per dirlo. È stato il primo a scoprire i fossili. Andava sulle colline di Vinci, trovava queste conchiglie e diceva: se qua ci sono i fossili, probabilmente c'era il mare. Un pensiero che sembra molto semplice, ma nel concetto dell'uomo del 1490 è molto complicato. E cosa fa? Vede la montagna come madre di tutto, che custodisce, se vogliamo, i ricordi della terra. E inoltre, guardando poi lo scenario sotto i suoi piedi, vede una cosa interessante, che dalla montagna può studiare gli eventi atmosferici. E gli eventi atmosferici gli servono per la sua arte, perché è uno dei primi che intuisce che se io sono qui e devo raffigurare qualcosa lì, non raffiguro solo quello che c'è lì, ma anche quello che c'è nello spazio. E quello che c'è nello spazio è aria che un po' alla volta si colora, si acquista, non so, magari umidità, dà un senso appunto al circostante. E vedete qui studia appunto una tempesta. Dall'altra parte Bruegel, che è una persona che nasce in Olanda, in Belgio, dove non ci sono montagne, probabilmente sono le nazioni più piatte d'Europa, fa dei viaggi. Arriva a un certo punto in Italia, valica quindi i nostri passi dolomitici, e Van Marle, che è un Vasari, sapete che Vasari ha scritto in Italia la vita degli artisti, era un artista, Van Marle è il suo parallelo, anche lui era un artista fiammingo, non molto bravo, però scrive la vita degli artisti. Ci lascia un ricordo di Bruegel e dice che Bruegel nel suo passaggio nelle Alpi ha mangiato talmente tante montagne che le rigurgita nelle sue opere. Scrive così nel 1603, questo ricordo di Bruegel. E questo è un esempio di un disegno di Bruegel. Questo è Leonardo, poi, nelle raffigurazioni delle rocce, ma anche queste hanno la stessa dignità. Alle spalle vedete montagne, insomma, e vedete come giochi sul discorso che vi ho fatto prima. Cosa c'è tra noi e lo spazio? Vedete questo puntinismo, diciamo quasi 500 anni prima, per raffigurare appunto l'aria, se vogliamo. Dall'altra parte Bruegel trasforma, è straordinario questo perché ho studiato molto anche l'iconografia dei magi, questa è la cavalcata dei magi, raffigurata, sono moltissimi perché raffiguravano all'interno di questo andare a portare l'omaggio a Gesù Cristo anche la gente dell'epoca. Questo sono i magi che vanno verso Gesù Cristo e attraversano delle montagne, un fiammingo che fa queste cose, insomma, è notevole. Ma andiamo avanti. Questo è il Carolino più bravo della storia fino ad oggi, come pittore, è Tiziano Vecellio. Tiziano Vecellio, molti nei loro libri dicono sempre che è un veneziano, liberi di dirlo per l'amor di Dio,
Dall'altra parte però bisogna anche ricordarsi che nasce a Piede di Calore, che rivoluziona l'arte, anche perché ha fino a 10 anni vedeva le Dolomiti. E se guardiamo la grandezza dell'arte di Tiziano, è soprattutto un gioco di colore che crea la profondità e che rivoluziona la profondità precedente che era stata scoperta dai fiorentini, che era una profondità basata su un calcolo matematico, cioè una quadrettatura, un punto di fuga. Tiziano fa la profondità invece con il colore, questo rosato che diventa bianco, e io sono convinto, nessuno mi toglie questa convinzione, che questo è proprio l'effetto che hanno le Dolomiti. Infatti guardate, questo è un dipinto molto grande, è la presentazione di Anna al Tempio, è conservato nelle gallerie dell'Accademia di Venezia, e alle spalle, vediamo, eccole, queste sono, secondo la valutazione di alcuni amici critici, sono le montagne che stanno sopra Cibiano e che esattamente riusciva a vedere dalla sua casa quando non c'erano le costruzioni vicino. Non so se sapete dove è collocata la casa di Tiziano, è collocata sotto la piazza di Pieve e la vista è esattamente da una parte verso le Marmarole e dall'altra verso le montagne, diciamo, che stanno sotto il passo Cibiano, sì, sopra il passo Cibiano, scusatemi. Queste, se non sono quelle, ci assomigliano molto, e comunque sfido chiunque a non dirmi che sono Dolomiti. Queste sono appunto il gioco che fa di ricerca Tiziano, ricerca attraverso l'effetto che solo le Dolomiti hanno con la luce, di creare questi bagliori, questo gioco di chiaro scuri che è veramente incredibile e che permette lui di rivoluzionare l'arte. Ma scrive che, e questo si riferisce soprattutto al quadro che sta alla vostra sinistra, alti e slanciati gli abeti sono sorti sulla polvere e sulla merce delle immagini dei santi. Ora io stesso sono il monaco e lo spettacolo della montagna è il mio monastero. Perché lui vedeva che passano le civiltà, passa l'uomo, passano le chiese, passano i poteri, qualsiasi cosa, ma sulla polvere di quei poteri la montagna continua a costruire il suo avvenire. E per quello che scrive queste importanti, diciamo, importanti frasi. Sull'ondata di questi pittori nasce un'importantissima scuola, la prima scuola vera e propria americana, che si chiama la Hudson School a New York, sulla base dei primi pittori che lasciano il nostro continente e vanno a influenzare invece la cultura americana. Cosa succede? Pensatevi voi, i pittori che partono dall'Inghilterra piuttosto che dalla Francia arrivano con questa poetica del sublime, con questa influenza di quest'arte, a trovare un'America vergine. Vanno in estasi, iniziano a girare il canyon, iniziano a girare i fiumi, le vallate, iniziano a ritrarre continuamente questi paesaggi e fondano la prima scuola ufficiale americana. Però qui iniziamo, diciamo, il bello del discorso, che è un discorso che è, a mio modo di vedere, forse il più grande rivoluzionario della storia dell'arte. Perché sapete che la storia dell'arte a un certo punto si trova in difficoltà. Alla metà del 1800 viene inventata la fotografia, quindi l'artista si trova nel dubbio: cosa devo raffigurare io? Ho la fotografia che mi fa la concorrenza, devo reinventarmi. Allora sapete che a metà dell'Ottocento si sviluppa il grande periodo impressionista, Monet, Manet, Pissarro e via dicendo, che danno una qualità all'arte che è più un sentore dell'animo che non di una raffigurazione del reale. Gli impressionisti non fanno montagne. Cézanne inizia a muovere i primi passi con loro, però dice: la pittura, l'arte, non può essere solo un sentore dell'animo, non può fermarsi lì, deve andare oltre. E basa la sua ricerca su quello che già Leonardo e prima Tiziano avevano intuito. Io e la montagna giù in fondo. Tra me e la montagna c'è un mondo. Prima riuscivano a raffigurarlo attraverso bagliori di luce,
Lui ricerca tutto, ricerca un moto dell'universo, ricerca vari tipi di forze, di elementi che incidono tra me e la montagna giù in fondo. La montagna mi serve per fare questo, perché la montagna è una raffigurazione che sta in fondo. Il mare non lo permetteva, o il tatolina se vogliamo, come spesso lo facevano invece altri artisti del periodo, ma la raffigura sempre contestualizzata con quelli che noi oggi chiamiamo gli antichi mestieri e che amiamo molto. La contestualizza con la durezza del vivere in montagna. Stranamente, o forse volutamente, lui molte volte nei suoi dipinti di montagna mette sempre la figura femminile, perché per lui la montagna è donna. Come prima diceva sempre, diciamo, altri artisti precedentemente, che la montagna accudisce in un certo qual modo. Però Segantini mi serve per un altro discorso da fare qui con voi. Ci troviamo in un punto fondamentale della storia dell'uomo, non solo della montagna. Siamo alla fine dell'Ottocento. Se voi prendete una guida, probabilmente vedrete che tutte le nostre cime vengono un po' alla volta scalate, scoperte alla fine dell'Ottocento, da viaggiatori, forestieri che venivano qui e che trovavano un bravo cacciatore locale che gli spiegava la via per andare in cima. La montagna qui inizia a vivere un sopruso. Viene vista come luogo bellissimo, da realizzare, da contaminare, da fare le cose più incredibili. Infatti io mi sono trovato di fronte a una delibera comunale di un paesino della Francia. In questa delibera comunale si deliberava che un progetto di due folli, adesso trovo anche i nomi, un progetto dei cugini Ballon del 1897, vale a dire di portare la ferrovia in cima al Monte Bianco, fosse realizzata. Però avevano fatto questo progetto con la volontà di fare 12 dighe e di portare questa ferrovia per portare i turisti in cima al Monte Bianco, senza fatica. Naturalmente il progetto non va avanti. Non va avanti perché il paese italiano, che non mi ricordo più il nome, forse Courmayeur, fa un esposto in quanto aveva paura che fossero deviati i flussi turistici. Comunque il progetto non va avanti. Questo però va di pari passo con Segantini, perché sapete cosa fa nel 1900 all'Esposizione Universale? Talmente contaminato dalla montagna che nell'Esposizione Universale di Torino chiede 3850 metri quadrati di terreno per ricreare la montagna a Torino. Voleva fare un'arte totale dove convogliassero udito, olfatto e vista. Voleva portare le mucche, voleva portare licheni, voleva portare fieno, qualsiasi cosa. Naturalmente il progetto non va avanti, non riesce ad essere realizzato perché era impossibile da realizzare. L'arte io la vedo innanzitutto come un linguaggio universale che è capibile da tutti, ma che ha una progressione come linguaggi normali, e dall'altra parte come una sorta di sentore immediato, in un certo in qual modo un anticorpo da cogliere per non fare errori madonnali. Infatti il XX secolo ci pone di fronte alla domanda: cos'è oggi la montagna? Perché all'interno del XX secolo abbiamo banalizzato la montagna. L'abbiamo banalizzata attraverso una facile idealizzazione del turismo. La montagna come cartolina, la montagna come spettacolo, la montagna come l'unica bellezza del mondo, come cosa da portare chiunque con comodità ovunque. Infatti c'è una bella frase che trago sempre dai critici che leggo, che dice che il XX secolo per la montagna equivale a dei frammenti di un'esplosione cosmica avvenuta in un'antichissima età geologica. I segni dell'uomo hanno civilizzato ormai ogni pendio e abitato ormai ogni gola.
Persa l'immagine unitaria, solenne, eroica, che ha ispirato i secoli di raffigurazione pittorica che abbiamo visto oggi, che cos'è oggi la montagna? Si pone la domanda. Inizialmente abbiamo un approccio del genere. Kokoschka è un interprete del primo Novecento. Kokoschka vede la montagna come il luogo dell'addio, come luogo, lo vuole rimpostare come luogo del mistero, non come quello della conquista. Vuole rimpostare una paura. E influenza anche Odler. Questo mi piace molto sempre citarlo, pochi lo conoscono, fa parte dei grandi filoni di arte del Novecento, diciamo, questo è uno svizzero, però fa parte dell'arte tedesca. Pensate che questo Odler, quando si ammala la moglie e poi muore sul lago di Costanza, per tutta la sua malattia ritrae questo lago continuamente. Io qui vi ho portato due immagini. Vi faccio una domanda: secondo voi, dove la moglie era ancora viva e malata e dove era morta? In quale immagine? Allora, nell'immagine alla vostra destra ormai la pace dei sensi è avvenuta, quindi è morta, mentre dall'altra parte è ancora un'anima tormentata la sua, che trova lo sfogo all'esterno della clinica, diciamo, dove c'era la moglie, e ritrae continuamente appunto lo scenario. Ce ne sono circa una ventina di dipinti così, era inutile portarli tutti. Lui però vede la montagna come rifugio, ma non dello scappare per andare in cima e dire guardate sono arrivato in cima, come invece avveniva nel suo contesto, ma come rifugio dei pensieri, rifugio della durezza della vita. E quindi fa questo discorso qui. Mi sembrava giusto citarlo questo artista. E il triangolo lo trae proprio dalla montagna che vedeva Murnau. Il triangolo è una forza che eleva l'uomo. Infatti lo vede anche come una forza, se vogliamo, generatrice, in quanto crea l'uomo. Infatti lo associa anche a una forza maschile. Dall'altra parte la sfera che lo vede quasi, lo raffigura quasi come il sole, in questo perfetto connubio che crea l'uomo. E naturalmente la sfera è più legata a una figura femminile. Questi dipinti vanno visti come una pace dei sensi. Molte volte purtroppo la società banalizza quest'arte, dice quella non è arte, quella sono capace di farlo anch'io. Invece dovete capire il pensiero elevato che sta al fondamento di quest'arte. Non solo dire guardate l'arte è bella o brutta, ma c'è un pensiero alle spalle che va capito per capire la generazione che l'ha prodotto e le problematiche della generazione che l'ha prodotto. Però vi ricordate prima, abbiamo parlato di questa montagna. Di questa montagna ormai sconvolta. Sconvolta dappertutto. Voi provate a pensare se c'è un elemento che ha patito tanto, se vogliamo, o che porta le cicatrici come la montagna, sia della contaminazione a livello turistico, sia delle grandi guerre. Se facciamo un passo, arriviamo di là nel Falzarego, vediamo chilometri di trincee. Se andiamo sul Monte Piana, troviamo un ammasso di cadaveri incredibile, perché sono stati luoghi anche di guerra, di morte. Allora ci si trova nel secondo dopoguerra a ragionare sulla montagna. Che sviluppo darvi? Arriva Gerhard Richter, che è un grandissimo artista tedesco. Pensate, lui viveva nella Germania dell'Est e faceva il grafico, faceva manifesti per, diciamo, la società comunista, però contemporaneamente faceva l'artista, diciamo, a sé stante, e studiava continuamente sulle fotografie i paesaggi. Lui arriva a fare questa montagna qui, che la definisce menzognera. Perché? Perché lui dice che la montagna, cioè, non conosce nulla, cioè, di noi, non ha senso, non ha grazia, non conosce nulla perché priva di spirito, è completamente opposta a noi, è assolutamente disumana. È l'uomo che si fa facile illusione sulla montagna. Invece la montagna è capace di morte, è capace di uccidere senza pietà la gente che va senza conoscerla.
perché l'hanno banalizzata. Allora lui dice, attenzione, la montagna io la ritraggo tale quale com'è. Si fa le fotografie di particolari della montagna, innevata soprattutto, perché lui faceva questi lavori bianco su nero. E la fa tale quale. Questa è la montagna. Guardatela bene, non ha niente di bucolico, non ha niente di cartolina. È una montagna dura e cruda. Per piacere, rispieghiamola così, facciamola vivere così. Quindi menzognera. E da lì poi fa lo stesso discorso di Warhol, però lo contestualizza con le montagne americane, Aspen, quelle montagne insomma che vediamo sempre, gli sciatori piuttosto che, e dice, io non riesco a vedere la montagna senza insegne luminose. Se io guardo la montagna da Aspen, cosa vedo? Vedo insegne al neon. Allora cosa faccio? Faccio la montagna, in fotografia in questo caso, e sopra gli metto un bel neon. Questo perché la montagna è diventato fattore mass mediale. La Gardaland da proporre nel 1970, da svalutare e da svendere. Invece la montagna è una cosa molto più complessa. A ruota arrivano i land artisti, che io amo come approccio. Cosa vuol dire? Noi dobbiamo capire che a un certo punto l'arte non si fa più su pittura o solamente su pittura, ma si fa anche nel quotidiano vissuto. Ed è fondamentale farla. Quindi faccio anche un assist al sindaco. Perché? Perché il museo viene visto come fattore di elite, fattore di una persona che solamente se ha una base culturale alle spalle può andarci. Mentre difficilmente attrae una persona che diciamo non è interessata dalla cultura. L'arte, che è un anticorpo per la società, deve impossessarsi del quotidiano vissuto e in più studiare anche delle cose. I land artisti fanno questo. Richard Long, che è un grandissimo land artista degli anni 70, cosa dice? Abbiamo fatto talmente male alle montagne che io vado, traccio il mio passaggio, in questo caso vedete nella foto, fa il suo sentiero, però voglio vedere quanto sta la montagna a cancellarlo. Il mio passaggio è momentaneo e deve ritornare a essere così. Lascio la mia traccia perché mi piace, però deve tornare a essere così. Allora ragiona su questo punto qui. Vedete anche qui, è un'altra immagine sempre di Richard Long, che va e sposta una pietra, sposta un masso, cerca di far vedere la montagna sotto questo aspetto. Andate a scoprirla, ma capite nel fascino, toccate un masso, non portate per forza una ferrata o una croce, perché deve esserci il vostro simbolo. A ruota arriva un altro grandissimo artista che è vivente tuttora. Si chiama Anish Kapoor, è un artista inglese, però dal nome si capisce bene che è indiano, come concetto e spiritualità, perché la spiritualità è fondamentale in Kapoor. Se non siete mai, se magari vi è capitato di vedere un documentario, di andare a Chicago, Kapoor ha fatto una statua al porto di Chicago che tende a deformare la città, in quanto secondo lui la città è eccessivamente sviluppata in alto, quindi attraverso una statua che è sferica ed è in ferro molto lucido, la riflette e la tende a fare orizzontale. Ebbene, lui faceva queste cose qui all'inizio della sua carriera, cercava di vedere la montagna come luogo simbolo della spiritualità. Vi ricordate? All'inizio siamo partiti da lì. Se provate a pensare, nella storia dell'uomo è sempre stato il luogo della spiritualità la montagna. I magi che abbiamo citato prima, dove andavano a leggere gli astri per capire se arrivava Gesù Bambino? Sulla montagna. Le concezioni di qualsiasi religione, dove andava Mosè a prendere le tavole della legge? Sulla montagna. Le costruzioni piramidali, cosa tendono di ricostruire? Una sorta di struttura con la montagna. Quindi Kapoor recupera queste strutture, come le fa? Con i pigmenti puri o con le spezie pure. Dove lui faceva queste
raffigurazioni, e qui l'ha fatto nel centro di Toronto. Lì aveva impostato una spiritualità, ma non una spiritualità come una chiesa, perché la chiesa è già una spiritualità filtrata all'interno di un concetto cristiano piuttosto che puritano, eccetera. La spiritualità all'origine, capite? Quindi ritorniamo dove eravamo partiti, e qui infatti finiamo, perché la montagna, infatti, se guardiamo bene fino in fondo, dobbiamo dire che la montagna è tutto, è di sopra, è di sotto, è la barriera, è la cerniera, l'accoglienza, l'esclusione, la cima del burrone, l'inferno, il paradiso, è la vita e la morte, ma una cosa è certa, è soprattutto magia. Questo è un grande montanaro che l'ha scritto, che è Mario Rigoni Stern, che insomma vedete non solo Dante nella nostra lettura, ed è verissimo, la montagna è tutto. Però va letta, va capita, non va vista come un qualcosa di sfuggevole e non va banalizzata soprattutto. Io, se avete delle domande, se avete delle curiosità, sono qua apposta, insomma. Ho cercato di farvi vedere una sfaccettatura di un grande lasso di tempo della montagna nell'arte. Vi dico, la sto continuando a studiare. Ci sono grandissimi pittori cadorini che nella loro storia l'hanno fatta, a parte Tiziano Vecellio. Abbiamo Pio Solero, che un artista di Sappada l'ha fatto in molte varianti. Abbiamo un pittore straordinario, che mi sfugge tra l'altro il nome, che abbiamo un paio di quadri magnifica, che ritrae la guerra della Prima Guerra Mondiale, che fa delle montagne straordinarie. Abbiamo Tomea, abbiamo Simonetti. E secondo me meriterebbe, prima o poi, di fare, di raccogliere tutte queste immagini di montagna per fare un'analisi critica e anche, se vogliamo, intellettuale su come oggi è la montagna e come veniva vista da questi grandi pittori, che probabilmente attraverso l'anima ne davano una lettura, e non solamente attraverso il fattore di fare una cartolina bella da vedere e facile da vendere.